Cari onorevoli Pili e Vargiu, a me aveva fatto tanto piacere che voi avete chiesto un'interrogazione parlamentare riguardo alla mia situazione, perché mi aveva fatto capire che avevate capito immediatamente la gravità della situazione. Cos'è successo di questa interrogazione parlamentare? Non ce n'è traccia? Non si sa nulla? Cosa hanno fatto? Alla Farnesina ci sono ancora degli omertosi che si inventano normative inesistenti. Non solo, qualunque avvocato non riceve la mia causa. Allora, onorevole Pili, lei nella sua mozione aveva detto se l'ambasciatrice è vero che ha chiuso l'ambasciata sarebbe una cosa molto grave. Sì, le informo che la stessa ambasciatrice ha chiuso l'ambasciata ed è ancora lei in ambasciata che si fa i suoi porci comodi. Un paio di settimane fa l'ho vista in TV per la giornata del Made in Italy. Seduta a fianco a lei nella giornata del Made in Italy c'era una certa signora italiana per la quale io ho lavorato per lei in marzo. Non mi pagarono, andai dall'ambasciata per chiedere aiuto per venir pagata, mi dissero un sacco di cose mostruose e mi convinsero a lasciare il paese. E così feci, mi trasferì in Cambogia, dove non c'è ambasciata italiana e si vive molto bene senza gli italiani intorno, ok? Ora, quando ho fatto notare questo all'ambasciatrice e gli ho fatto presente che questa casa di moda non rappresenta l'Italia, assolutamente il Made in Italy, mi ha detto che era semplicemente una mia opinione. Allora, invece, lo sa cos'è mia opinione? È mia opinione che questa ambasciatrice sia molto vicino a questa compagnia mafiosa. Ed è da allora che ogni volta che io cerco di chiedere qualunque cosa all'ambasciata, che siano delle informazioni sul mercato, su come aprire una nuova azienda o sul supporto di qualunque genere, cosa succede? Che loro mi mandano via costantemente dicendo che questo è un paese difficile. Ma allora, se sono completamente inutili questi uffici consolari, perché non li chiudiamo e li mandiamo a casa, così non pesano più nemmeno nella tasca dei contribuenti italiani? Allora io, onorevoli, ve lo richiedo stavolta. Mi avete detto che avevate fatto le mozioni perché tanti sardi vi avevano chiesto di fare ciò perché erano preoccupati per me. Vi ricordo che ci sono ancora tanti sardi preoccupati per me, però sembrerebbe che nessuno stia ancora facendo nulla. Allora, onorevole Pili, io l'ho lasciata 10 anni fa in Sardegna e lei rappresentava un partito che era una delle ragioni per le quali io ho lasciato la Sardegna. Quando poi alcuni amici cari mi hanno detto: non ti preoccupare, il Pili le combatte tutte, le vedrai un tosto, vedrai. Allora, dov'è lei, onorevole Pili, in questo momento? Sono ancora una vostra conterranea qua che è stata distrutta da questi mostri burocrati. Allora, se lei domani sarà in Parlamento e incontra queste persone, perché non gli chiede spiegazioni? Io ho anche chiesto di sostituire questa Stefania Costanza, che è un'omertosa nei vostri uffici della Farnesina. Ho chiesto una sostituzione dei poteri, almeno temporanea, affinché ci fosse qualcuno di decente che venisse qua in Vietnam a riportare ordine. Mi è stato passato semplicemente il contatto dal ministro Alessandro. Mi ha fatto presente chi era la persona in possesso dei poteri sostitutivi e mi ha dato un indirizzo di posta elettronica col quale comunicare. Allora vi faccio presente che io ho comunicato e nessuno ha risposto. Ho anche chiamato a quegli uffici, ma continuano a non rispondere. Allora che fine volete far fare alla vostra conterranea? Me lo faccia sapere. Io sono qua che aspetto. Non solo, i due avvocati che avevo trovato mi hanno tutti e due mollato di nuovo perché hanno conflitto di interessi. Però il secondo avvocato oggi mi chiedeva l'indirizzo di casa. Io ho paura. Paura e vi starò sulla coscienza. Per favore, fate sapere qualcosa ai vostri conterranei a proposito di cosa sta succedendo. Voi siete là, in quei ministeri, vi incontrate tutti insieme, perché non chiedete un po' di spiegazioni? Io vi ringrazio anticipatamente per il vostro interesse e mi auguro che finalmente diventi anche un aiuto concreto e non soltanto
parole nel web per farvi pubblicità, perché questo è quello che io mi sento in questo momento da parte vostra, entrambi, Vargiu e Pili. Mi sento semplicemente usata da parte vostra. Mi avete usato come propaganda. Avete detto a tutti gli amici che vi hanno insistito e vi hanno espresso le preoccupazioni, avete detto sì, mozione parlamentare. A cosa è servita? Ci sono tutti i giorni interrogazioni parlamentari. C'è quello che si offende perché la nazionale italiana è stato detto che non era italiana. E questo e l'altro. Ma a cosa servono queste interrogazioni parlamentari? Ma vi rendete conto in che stato sono? Io sono senza parole, io sono senza parole. L'ambasciata e il consolato devono chiudere immediatamente. Hanno fallito. O queste persone si dimettono immediatamente e mandano qualcuno che finalmente si occupi di noi, o devono chiudere. Costano troppo agli italiani. Sono dei turisti fannulloni. Pagati profumatamente dagli italiani, ricordatevelo ragazzi, voi che pagate le tasse state pagando questi maledetti. Che chiudano immediatamente.